Ho conosciuto Patrizia Vicinelli nell'80. A quei tempi avevo a Parma un circolo di poesia che si chiamava Malombra, dove venivano tutti i poeti, diciamo, della nouvelle vague italiana, della mia avanguardia, e fu Corrado Costa, che era un mio caro amico da tempo, che mi portò Patrizia Vicinelli al Malombra una sera, e la conobbi così, nella sua dimensione, diciamo, più furibonda, perché era un periodo terribile per lei, ma questo mi diede anche una grande emozione, perché la lettura che fece quella sera al Malombra fu strabiliante, me la ricordo ancora adesso. E appunto lesse pezzi di Non sempre ricordano, che poi è diventata l'antologia che tutti conoscono, pubblicata in questi anni, appunto, ultimi dalle lettere. Da allora è cominciato un sodalizio, diciamo, intellettuale, ma più che altro era quasi come se io fossi materna verso Patrizia, anche se lei era più vecchia di me, con moltissima più esperienza, perché la sua parte più fragile, che io riconobbi in queste letture, in queste, questa furia che aveva, che era una furia però che mascherava anche dei dolori terribili, e mi commosse talmente, mi appassionò talmente, che io decisi di essere una sua sostenitrice e di aiutarla in tutti i modi possibili. Io allora facevo, oltre che lettura di poesia lì al Malombra, cominciavo appunto a fare il festival di poesia di versi in versi a Parma, che poi continuò per molto tempo, che divenne il punto di incontro di tutte le avanguardie italiane, e non solo, perché poi vennero i francesi, i tedeschi, gli americani, e che una volta l'anno i Balestrini definì un festival di tendenza, perché io allora appunto facevo quello. Patrizia era per me il fulcro di questo, aveva una sua, diciamo, il suo ruolo, beh, fondamentale, perché sì, io ero, trascinavo tutti gli altri con me nei nostri tour a Parigi, a Napoli, a Roma, a Milano, e come mi definì allora una volta un poeta che scrisse un articolo, io ero il tiro della poesia. Questo dà già l'idea di quello che facevo, fatiche spaventose, però dato che io sono sempre stata di fondo una collezionista e che avevo questa idea che dovevo avere tutte queste cose sempre, per tutta la vita, cominciai a far fare i video, che sono diventati poi uno strumento fondamentale per fare conoscere Patrizia Vicinelli. Dopo l'uscita del libro Non sempre ricordano, che abbiamo fatto con Elia Lelia, è cominciato proprio il periodo di, diciamo, un tourbillon poetico, perché io mi divertivo molto, evidentemente, anche a far questo. Si presentava il libro in tutte le città, in Italia e anche all'estero, siamo andati a Parigi, per cui è cominciato un periodo veramente molto vivace, se vogliamo anche, insomma, non tranquillo, perché Patrizia era sempre comunque una persona pericolosa dal punto di vista del carattere, perché aveva dei momenti che era felice, nei momenti che era invece molto appesantita da questo fardello del passato e del presente anche, e comunque da quello che era il suo fuoco interiore. Però, dato che io mi ero appassionata alle sue letture, prima mi sono appassionata al suo modo di essere in scena e di coinvolgere, no? In modo che vedeva alcune persone era anche difficile da sopportare, c'era chi proprio non tollerava questo terribile, no? Modo di portare in scena le poesie, che era anche lacerante, era anche qualcosa che dava angoscia. E poi dopo appunto cominciai a entrare anche nei testi, perché per prima cosa, secondo me, la cosa che lei prendeva era, che lei, con cui lei prendeva tutto il pubblico, era proprio la sua voce, no? E poi i suoi testi comunque erano assolutamente profondi e assolutamente straordinari dal punto di vista della modernità. Io penso che ancora oggi
dopo tanti anni della sua morte, sia anche per chi è più giovane, una poetica assolutamente moderna e vuol dire, sempre attuale. Gli anni con Patrizia, che appunto sono cominciati nell'80 a Parma e sono ahimè terminati con la sua morte nel 91, per me sono stati fondamentali, non solo perché ho cominciato ad amare la sua poetica e a capire moltissime cose di lei, ma perché io, se lei mi deve proprio il fatto che l'ho riportata in vita dopo una terribile storia di droga, di carcere, di grandissima sofferenza, io però le devo il fatto che mi ha permesso in quegli anni di avere e sperimentare proprio da vicino tutte queste possibilità di dolore, ma anche di rinascita, ma anche di ricadute, tutto questo che riguardavano secondo me anche un universo molto femminile di cui mi occupavo, nel senso che nonostante Patrizia Piccinelli dicesse sempre che lei non era una femminista, io vedevo comunque in lei proprio la fragilità e anche la forza tipica di una poetica femminile. Negli anni dopo, molti anni dopo la sua morte, con Rosario Russo abbiamo fondato un movimento, quello che è un progetto artistico, poetico e politico, dal titolo Fragili Barriere, che è iniziato con un video proprio che ho dato a Franco Rigatti per questo festival che ha fatto a Roma nel 2010, Poetiche, e Fragili Barriere erano le due poete, Amelia Rosselli e Patrizia Piccinelli, tutte e due a cui sono stata legata moltissimo, tutte e due, e di cui ho pubblicato la casa editrice Elia Legna, che avevamo con amici a Parma, Beppe Sebasti, Carlo Bordini, Giorgio Bessori, abbiamo pubblicato sia Rosselli che Piccinelli, perché per me in particolare incarnavano proprio questa poetica epica che rifondava praticamente in quegli anni la poesia delle donne, che prima era assolutamente non solo invisibile, ma anche, come potrei dire, privata, intimista, difficilmente accettata dalla... non era nel canone poetico, è accettata dalla critica. Per cui Patrizia Piccinelli e Amelia Rosselli erano le anomalie e rappresentavano per me una grande scommessa anche per il futuro della poesia delle donne, appunto. Gli anni appunto in cui si facevano queste presentazioni, io ricordo in particolare quella di Parigi, quando andavo a Parigi alla Polyphonix, che è un festival molto importante, a San Pompidou, diretto da Jean-Jacques Lévy. Allora, nella serata in cui Patrizia doveva fare la sua lettura, con grandissimi nomi internazionali, c'era Milda Vacca, c'erano grandi nomi, e lei era assolutamente fuori controllo. E dopo la lettura di un francese, che evidentemente lei non aveva condiviso, salì sul palco e urlò al microfono: sa se ne fa della poesia, se della merda, e uscì dal palco. Naturalmente Lebel era furioso e mi disse che non si può portare persone su cui non si possono controllare così. Di notte Patrizia, che dormiva con me a casa di un'amica a Parigi, improvvisamente si rese conto di quello che aveva fatto e mi svegliò dicendo: che cosa ho fatto? Mi sono perso l'occasione, Parigi, Jean-Jacques, ma tu devi aiutarmi. Telefono a Jean-Jacques, figlio, che io stasera sto molto meglio e posso farlo. E infatti fu così. Jean-Jacques Lebel, siccome apprezzava molto Patrizia e aveva un rapporto molto buono con me, con tutti i poeti che portavo al suo festival, le lasciò la possibilità e fece una meravigliosa lettura performance che destò ovazioni, applausi per un sacco di tempo. Ecco, queste cose che dopo accadevano di tanto, perché non sempre Patrizia stava bene, però tutto il periodo della, diciamo così, che va dalla stampa del libro di Elia Legna
e tutto il periodo che partecipò a dei festival di Parma, quello di Milano, la poesia e a tanti altri che allora proliferavano in Italia, dei piccoli festival all'avanguardia, molto interessanti. Lo facevamo con la Cabina Popolongo a Napoli, poi c'era il festival di Arezzo, c'era un festival a Venezia, insomma piccoli festival, tutti quelli erano piccoli, mentre il mio è quello di Milano e poi pari di giro, più grossi diciamo, che esistevano negli anni Ottanta. Ecco, quello fu un periodo secondo me molto positivo per Patrizia, perché riprese la voglia di scrivere, di vivere, di fare letture, studiare proprio con Gianni Castaglioli, le possibilità di fare questi allestimenti con la sua scenografia, lavorava con i musicisti, io le facevo conoscere Paolo Freso e nell'88 mi ricordo a Parma lei fece una memorabile serata su Maiacosti in cui lei leggeva i suoi testi, c'era Paolo Freso suonava, un attore spagnolo che leggeva Maiacosti, molto molto interessante, e poi lavorava con tanti altri. Ricordo una cosa bellissima di una lettura a cavallo, devo dire che portò un po' di problemi perché il cavallo si pizzò lì e lei era a cavallo, e dopo lei c'è stata a cavallo, andò invece il ballerino che faceva la parte di danza, salì a cavallo. Un po' traumatica perché il cavallo si alzò così con le zampe per aria e la folla si ritirò per un tempo. Naturalmente non sempre ricordo, ma non è che mi piaccia più di Fondamenti dell'essere, Cavalieri del Graal, questa serie bellissima che poi ha fatto proprio diciamo la sua parte più epica. Non sempre ricordo, ma naturalmente sono legata per motivi affettivi dal punto di vista del libro che abbiamo fatto insieme, perché l'abbiamo corretto a casa mia, lei nel periodo abitava da me, a Parma, tipografia era Parma, per cui andavamo là a correggere le bozze, cioè c'era tutta una parte anche che molto così, lo conoscevo meglio degli altri dal punto di vista del testo, e anche perché mi legava a lei dal punto di vista della conoscenza della sua vita e della sua sofferenza, anche no? Perché è quel libro che parla molto chiaramente del carcere, di tutto, del dolore, della bambina, dell'amore, di tutto quello che aveva vissuto, e questa è la parte che a me è piaciuta moltissimo. Poi, se vogliamo invece parlare adesso dal punto di vista del progetto Fragili Guerriere, che mi interessa molto in questo momento, la poesia epica, veramente epica, della Patrizia Vicinelli è molto di più appunto nei Fondamenti dell'essere, quella è la parte che trovo proprio ancora più moderna, contemporanea e assolutamente importante da far conoscere alle nuove generazioni. Da qualche anno faccio degli eventi ogni anno in agosto a Bazzano. A Bazzano, dove c'è il Mulino di Bazzano, che era Riccardo Costa, dove abitavano Giulia Nicolai e Adriano Spatola, quella casa editrice Tam Tam, che pubblicavano tanti di questi poeti e che frequentava anche Patrizia Vicinelli, intanto appunto a casa di Adriano Spatola. Lì ogni anno faccio serate o presentazioni di libri, e nel 2008 ho organizzato Gli anni del Mulino, che era appunto un ricordo degli anni da parte di tutti i presenti. C'erano Anni Balestrini, Andrea Bartellessa, Cecilia Bello, Nicola Requesini, più tanti poeti, e che culminò con una serata di letture da parte di alcuni poeti dei testi appunto di Vicinelli, Rosselli, Spatola, tutti quelli di quegli anni. Ecco, in questo momento, per continuare questo lavoro di anni, sto progettando per prima cosa un archivio che lanceremo proprio e presenteremo in agosto, un archivio che si chiama La Repubblica dei Poeti, dal titolo del libro che abbiamo fatto poi dopo il convegno di Bazzano, e in particolare inizierò con Corrado Costa e Patrizia Vicinelli. Infatti ci sarà prima una mostra di
Corrado Costa, con alcuni libri che sono usciti quest'anno su di lui e i suoi testi anche usciti proprio ultimamente. E successivamente vorrei fare certi dei progetti, la mostra, diciamo, più un convegno proprio su Patrizia Vicinelli. Questa mostra convegno dovrebbe vedere materiali suoi, più che altro video e interventi da parte di critici, poeti, ma anche appunto di quelli di cui parlavamo prima, delle giovani poete che si ispirano a lei e di artisti che comunque ne ammirano l'opera. È un'idea che ho un po' di tempo e poi vedendo qui a Roma, qui alla mostra che avete fatto, alcune cose che mi interessano, appunto pensavo comunque di portare i vostri video con le interviste, i video che avete fatto e alcune cose molto interessanti. Cioè vorrei proprio continuare ad avere materiali da poter fare conoscere, che poi possono essere messi in rete naturalmente per tutti. Quasi Guerriere comunque adesso per me è l'ultimo in ordine di tempo, omaggio, ricordo per